Salve a tutti, sono ZombieBest e in questo video vi reindirizzerò a due miei video dove spiego come fare l'easter egg per sbloccare il trofeo Torre di Babele. Questi due video comprendono la parte di Maxis e la parte di Ruptofen. Se volete fare le cose più semplicemente seguite il video della parte di Maxis che si trova alla sinistra. Se invece avete già sbloccato magari la parte di Maxis, se volete un po' capire qualcosa della storia o semplicemente volete fare anche la parte di Richtofen, c'è il video a destra. Una premessa che vi faccio è che per fare entrambi le parti dovrete aver costruito il tavolo dell'obelisco. Io spiego come costruire il tavolo dell'obelisco nella parte di Maxis, quindi se decidete di fare quella di Richtofen e non avete ancora costruito il tavolo dell'obelisco, dovete guardarvi prima come si costruisce nella parte di Maxis. Un'altra cosa che voglio precisare è che su come costruire il tavolo dell'obelisco non ho specificato la seconda posizione possibile del quarto pezzo. Se non si trova vicino alla sinistra del frigo bianco, un'altra possibile posizione è alla città, vicino ai bidoni dove spawna solitamente la cassa. Bene, con questo ho concluso. Lasciate un bel mi piace in base al video, che ditemi anche quali easter egg farete, un po' per curiosità. Io vi consiglio quello di Maxis, appunto, perché è più semplice, può essere fatto ai round bassi. E un'altra cosa che devo precisare riguardo a questo tavolo dell'obelisco: io nel video di Maxis ho detto che si poteva fare anche in singolo. Beh, si può fare anche in singolo se connessi a un profilo online, ma devono farlo tutti i giocatori, tutti e quattro i giocatori che dopo parteciperanno all'easter egg. Quindi tutti i giocatori devono averlo fatto in singolo, oppure fate la partita in cooperativa, lo costruite e poi riavviate la partita, così ce l'avete già pronto. Questo è il mio consiglio. Niente, questo era un video per indirizzarvi bene, per spiegarvi bene come sbloccare questo trofeo Torre di Babele. Non mi resta altro da dire che augurarvi buona fortuna e buon divertimento con Black Ops 2 Zombies. Ciao ciao.